eccoci qui, radioascoltatori di Radio Raptus Bernalda e appassionati di cestistica Bernalda e cestisticabernalda.it. Siamo qui con Francesco Cota, classe 92, uno degli under più promettenti della nostra compagine, io azzarderei dire uno dei più bravi, uno dei primi tre under più forti dell'intero girone C della DNB. Siamo qui nella sala della cestistica Bernalda, del Palacampagna, tempio del cesto bernaldese. Allora, Francesco, come vedi questa tappa nella tua carriera qui a Bernalda? Come ti stai trovando e quali emozioni questa cittadina ti sta dando? Beh, sicuramente è stato il mio primo anno fuori, visto che mi trovo come primo anno fuori in prima squadra. Sto trovando molto bene, comunque è una città molto accogliente, ho trovato gente che comunque mi vuole bene, il pubblico, cioè, non sono abituato a giocare a questi livelli, il pubblico meraviglioso. Una media punti quella del giovane Cota che ha vinta nel proseguo della stagione. Protagonista assoluto nell'ultima partita proprio contro l'Innotec Potenza, 10 punti realizzati, 7 negli ultimi 3 minuti. Cosa hai provato quando hai messo a segno quella tripla che ci ha messo avanti rispetto alla squadra avversaria che vedeva durante nel momento in cui eravamo punto a punto sostanzialmente? Sicuramente è stata una grande emozione dopo aver messo il primo canestro, che poi mi hanno guardato da due il primo canestro. Comunque ero molto emozionato, alla fine sono riuscito a segnare quel canestro e potevo essere io, poteva essere qualcun altro a segnare, ero io in quella situazione, ho tirato la palla, è entrata e è andata bene. Sicuramente ero molto emozionato dopo quel canestro, subito dopo ne è arrivato un altro e lì ha spezzato le gambe agli avversari e per fortuna abbiamo vinto, siamo riusciti a chiudere la partita. Beh, sicuramente l'umiltà è anche un'altra caratteristica del nostro play, perché io comunque voglio elogiare invece questa freddezza di un classe 92 che riesce a mettere un punto determinante in un momento assolutamente difficilissimo della partita. Ricordiamo tutti l'andata di Martina Franca, una delle pagine più difficili, forse la pagina nera per antonomasia della nostra stagione. Lì abbiamo visto come però la tua classe ha messo in difficoltà gli avversari, innervositi, forse hanno cercato di fermarti con qualche metodo non proprio ortodosso. Come ti stai preparando per questa partita di domani? Beh, visto la partita d'andata, comunque tutta la squadra si è preparata, non solo io, tutta la squadra mentalmente è pronta, credo. Loro vengono da una sconfitta a Roma, sicuramente loro verranno molto carichi perché hanno voglia di rifarsi. Noi siamo pronti, io come tutta l'altra squadra, come tutta la squadra siamo pronti. Niente, la partita di andata sicuramente non abbiamo fatto un'ottima partita, ci è andata male, comunque adesso vediamo come va domani, sicuramente siamo tutti molto carichi. Ho capito. Grazie a Francesco Cota, ancora un saluto agli ascoltatori di Radio Raptus Bernalda e agli appassionati di cestistica Bernalda. Un saluto qui dal tempio del cesto bernaldese, sperando di portare a casa domani una vittoria contro questa forte squadra come Martina Franca.